during this week. Yeah. Sacerdote. So during this week. During this week. That's a ball. During this week. Okay. During this week. Now what? So during this week we've been going through the list in Deuteronomy 8a. Durante questa settimana abbiamo preso in rassegna questa lista di prodotti che appare in Deuteronomio 8:8. And on the last day we go through the last two ones. E nell'ultima giornata, nella giornata di oggi, però funziona o non funziona? Prendiamo in rassegna. Aspetta che lo metto qua, così non si muove. Prendiamo in rassegna gli ultimi due prodotti della terra. We don't go to those in great detail, but just to give some ideas of those both. Non è che li prenderemo in rassegna in maniera molto approfondita e dettagliata, ma vi fornirò solamente qualche informazione. So they are the pomegranates. Quindi il melograno and honey. E il miele. And we start with the pomegranates. Iniziamo col melograno. And the pomegranate is most often mentioned in the Bible, in the book of Song of Songs. Il melograno è menzionato nella Bibbia, nel libro del Canto dei Cantici. Canto dei Cantici. We can see one example in Song of Songs 6:11. Ad esempio al capitolo 6:11. I went down to the grove of nut trees to look at the new growth in the valley to see if the vines had budded or the nel giardino dei noci io sono sceso per vedere il verdeggiare della valle, per vedere se la vite metteva germogli, se fiorivano i melograni. In the Song of Songs it's this beautiful it describes the beautiful scenes where the bridegroom and bride they meet each other and there are these beautiful flowers and beautiful valleys and this beautiful scene. Abbiamo questa scena meravigliosa nel Canto dei Cantici in cui lo sposo incontra la sposa, abbiamo tutti in questo bel giardino, abbiamo questi bei fiori. And there are also pomegranates. E ci sono anche i melograni. So I think pomegranate is a very beautiful fruit. Penso che la melagrana sia una bellissima frutta, un bellissimo frutto. And also in the Google I have seen that the flower is also beautiful. E controllando su Google ho visto anche che il fiore del melograno è bellissimo. Is this correct? È vero, questo conoscete voi? Okay, I haven't seen that in real life, but in Google there are beautiful pictures. Io non l'ho mai visto dal vivo, diciamo così, però da Google mi sembrava che i fiori fossero molto belli. So I got this idea that the pomegranate it represents the beauty of the bride of Jesus. E ho questa immagine che il melograno rappresenti la bellezza della sposa di Dio. Because the Song of Songs it also describes the love that Jesus has for his church and the love that the church has for Jesus. E anche perché il Canto dei Cantici appunto descrive questo amore che Gesù ha per la Chiesa e per la sposa e che la Chiesa ha per Gesù. And his love is what makes us beautiful. Ed è il suo amore che fa di noi una cosa bella. When we love him we are beautiful because of that love. Perché quando noi amiamo Gesù diventiamo una cosa bella grazie proprio al suo amore. But let's then see also other places where. Ma guardiamo anche altri versetti in cui viene menzionato il melograno. Exodus 28. Esodo 28. 33. E 33. There is the robe of the high priest. And there it says, make pomegranates of blue, purple, and scarlet yarn around the hem of the robe with gold bells between them. Farai sul suo lembo
melagrane di porpora viola, di porpora rossa e di scarlatto. Intorno al suo lembo e in mezzo porrai sonagli d'oro. Sì, melagrane di porpora viola. So, the pomegranates, they were also the beauty in the robe of the high priest. E quindi il melograno rappresenta la bellezza negli abiti dell'alto sacerdote. When the high priest went to the tabernacle, the temple, the beauty, one aspect of the beauty was the melograno, but the pomegranate, now I use the Italian word. When the high priest, quando l'alto sacerdote si recava appunto al tabernacolo, lui indossava questa, come si chiama? Come dice la Bibbia? Una tunica, non so se la Bibbia dice. Sommo sacerdote. Sommo sacerdote. Una tunica. So the love, he went to sit in front of God and he was wearing pomegranates, which means the Sì, andava davanti a Dio e indossava appunto questa tunica con il melograno, e questo melograno rappresenta la bellezza dell'amore. And also we can see First Kings, e anche uno re 7:18. There are also pomegranates for decoration, for the beauty. E qui abbiamo appunto le melagrane come decoro per esprimere la bellezza. He made pomegranates in two rows, encircling each network to decorate the capitals on top of the pillars. Fece melagrane su due file intorno al reticolato per coprire i capitelli sopra le colonne. So also the temple was decorated with, e quindi anche il tempio era decorato con le melagrane. It was what was shown outside the temple. It was the beauty of the outside of the temple. Rappresentava la bellezza dell'esterno del tempio. Inside the temple was of course the gold and everything. All'interno del tempio ovviamente c'era l'oro, che però le persone non potevano vedere. La principale bellezza era quella che era all'esterno del tempio. All'esterno del tempio appunto potevano vedere le melagrane. So also outside our temple, if we love Jesus, it's the decoration, it's the beauty in us. Quindi anche noi, se amiamo Gesù, possiamo far vedere questa bellezza che viene dal fatto che amiamo Gesù. So the love of Jesus makes us beautiful. E quindi l'amore di Dio ci rende una persona bella. We can say Isaiah 61. Isaia 61, 10. I delight greatly in the Lord, my soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe of righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, as a bride adorns herself with her jewels. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. So his love, his mercy is our beauty. E la sua misericordia è la nostra bellezza. And we are his. E noi siamo la sua sposa, and he is coming soon. E ritornerà presto. And I'm sure he wants that we wear this love of his to be beautiful. E sono sicura che Dio voglia che noi indossiamo questo amore di Gesù per essere belli. So, this was about ecco, the questo pomegranate. Per quanto riguarda il melograno. And then let's take a look at
E adesso passiamo al miele. So, honey is the sweetest possible thing. Diciamo che il miele è l'alimento più dolce che esista. And this is also word of God. E anche questo rappresenta la parola di Dio. In Bible it is often said that your word is like honey. Nella Bibbia si legge spesso che la tua parola è come il miele. We can say one example from Psalm 19. Ad esempio Salmi 19. 10. And it says about the word of God, words of God, they are most precious than gold, than much pure gold, they are sweeter than honey. E dice appunto che la parola di Dio è più preziosa dell'oro, di molto oro, e più dolci del miele. Honey represents some part of the word of God that we can only take little by little. Il miele rappresenta quella parte della parola di Dio che noi possiamo, diciamo, mangiare poco per poco. Like when you get one verse at the right time, it really likes honey. Quando si riceve un versetto al momento giusto è proprio come mangiare un po' di miele. When you realize something from the Bible, like one verse opens up to you, it's like you get one taste of the honey. Quindi come ad esempio si legge qualcosa nella Bibbia e questo ci apre gli occhi, è proprio come avere in bocca il gusto del miele. Also I want to, we go to Ezekiel. Si dice Ezechiele? 3. Then he said to me, son of man, eat this scroll I am giving you and fill your stomach with it. So I ate it and it tasted as sweet as honey in my mouth. Dicendomi, figlio dell'uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. So when, also in Revelation, John, we don't go there, I have the verse, in Apocalisse, John gets the same, that angel says him that eat a scroll. Però non so come si dice scroll. Come si dice scroll? Rotolo, però anche qui. E Giovanni dice appunto, cioè l'angelo gli dice, gli porge il rotolo. In Revelation, in Apocalisse, John also, anche Giovanni. It is said John that eats. Sì, appunto gli ha detto che gli dà il rotolo da mangiare. And it tastes also il suo gusto era proprio come quello del miele nella sua bocca. So if a person gets a special task from the Lord, quindi se una persona riceve un incarico speciale da Dio, he needs to eat the word, deve mangiare, ingoiare la parola, and it is like honey, ed è proprio come il miele in his mouth, nella sua bocca. So the honey is like heavenly energy. Il miele è un po' come un'energia che viene dal cielo. It's so sweet that this world cannot understand. È così dolce che questo mondo non è in grado di comprendere. But it's something that makes our eyes shine. Ma è una cosa che ci illumina gli occhi. 1 Samuele 14. E 29. Jonathan said, my father has made trouble for the country. See how my eyes brightened when I tasted little of this honey. Rispose Jonathan, mio padre vuol rovinare il paese. Guardate come si sono rischiarati i miei occhi, perché ho gustato un poco di questo miele. So the honey is really something that makes our eyes
Quindi il miele è proprio qualcosa che dona lucentezza, splendore ai nostri occhi. Il miele è della parola di Dio. In the times of the Bible, the honey was always from wild bees. Ah, ai tempi appunto della Bibbia, il miele veniva sempre dalle api selvatiche. So you had to find the nest. You had to find it. You couldn't say it's here, but you had to find it. Quindi era necessario trovare questo miele. Non è che fosse lì a disposizione. Mi recco dal miele, lo prendo. And you also had to have some courage because maybe the bees were coming out. E bisognava avere anche del coraggio perché magari uno voleva prendere il miele, però uscivano anche le api. It's not always that easy to find the honey. E quindi non è sempre facile trovare il miele. Also from the word of God. E anche dalla parola di Dio. Dobbiamo andare, dobbiamo trovarla, dobbiamo cercarla. Then when we find it from the word of God, it brightens our eyes. E però quando la troviamo, questa parola ci illumina gli occhi. Also, it's the bees that makes the honey. We cannot make the honey. E poi sono le api che producono il miele. Noi non possiamo produrre il miele. So, same with the word of God, we cannot make the sweetness. It's just there. Someone else has made it. È proprio come la parola di Dio, non è che noi l'abbiamo resa dolce, l'abbiamo fatta noi, no, ci è stata data, è lì. Questo è molto bello. This is very beautiful, say the innocent. We can only go and look for it, we cannot make it ourselves. Noi non possiamo farla noi, produrla noi, non possiamo solamente andare e cercarla. And also really that time the bees were free. A quei tempi le api erano libere. So yes, we cannot expect that this is the place where I find the honey. It's here. We cannot say to anybody that the honey must be here. E quindi noi non siamo in grado di dire a un'altra persona che il miele sta proprio qui, vicino a noi. The honey comes from the freedom. Il miele è un prodotto della libertà. If there is no freedom, there can't be any honey. Se non c'è la libertà non ci può essere miele. We cannot say to anyone, give me honey. Non possiamo dire dammi il miele. But it comes from the freedom. Ma viene dalla libertà. And well, let's say look at 2 Corinthians. Seconda Corinzi 3:17. Now the Lord is the Spirit, and where there is Spirit of the Lord, there is Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. And Jesus is the one who gives us freedom. E Gesù è quello che ci offre, ci dona questa libertà. Now we finish. Adesso abbiamo finito con i prodotti della terra. And now we learn during this week something about these plants and products. E durante questa settimana abbiamo appreso qualcosa in merito a questi prodotti, a queste piante. And it seems to me that God has so much in his storage for us to feed us. E mi sembra appunto che Gesù abbia così tanto nel suo magazzino, abbastanza da alimentarci tutti. With all his good things. Con tutti i suoi doni buoni. So I pray that after this camp this week we can keep on eating all the good products. E quindi prego che anche dopo questo campo possiamo continuare ad alimentarci di tutti questi bei prodotti. And thereby grow in knowing of Jesus. E cresciamo appunto nella conoscenza di Dio. Adesso voglio pregare, concludiamo pregando con una preghiera. Thank you, Jesus, for this week. Grazie Gesù per questa settimana. Thank you for all the good
food, all your good products you have given us. Ti ringraziamo per tutti questi buoni alimenti, per tutti questi buoni prodotti che tu ci hai donato. I ask that we can really process this, digest the food you have given. E prego appunto che possiamo assimilare e digerire tutti questi prodotti che tu ci hai dato. And it all produce the life what you have planned it to. E che possa produrre la vita che tu hai previsto per noi. So I pray for everybody here. Prego per tutti coloro che sono intervenuti. Thank you for being with us. E ti ringrazio perché sei stato insieme a noi. Be us with every day and insieme a noi tutti i giorni. And also prepare us for your coming. E preparaci per la tua venuta. So that we could be ready, in modo che noi possiamo essere pronti like the wise virgin, come le vergini sagge who have oil in their lamps, che avevano l'olio nelle proprie lampade in Jesus. Nel nome di Gesù. Amen.